Baiguini, protagonista della fuga qui a Busto Arsizio. Purtroppo Franco vi è scappato nel finale e proprio per poco non siete riusciti a riprenderlo. Raccontaci un po' com'è andata questa gara. Siamo partiti con un brutto tempo e quindi mi ero accorto che subito dall'inizio sarebbe partita una fuga. Così è stato, mi sono riuscito ad inserirmi in un gruppetto di due e poi siamo rientrati. A questo punto abbiamo tirato regolari, poi ho cercato di risparmiarmi un po'. Alla fine noi della fuga siamo un po' divisi, sono aggiunti alcuni nuovi. Al penultimo giro è andato via Franco, sinceramente pensavamo di riuscire ad andare a chiudere. Poi ci siamo accorti agli ultimi chilometri che probabilmente non riuscivamo, però ho cercato di fare un'azione, però non ho avuto l'occasione. Poi alla fine, visto che è andato via, hanno cercato di anticipare la volata, l'ho seguito e poi l'ho superato gli 800 e per poco non ho preso anche Franco.